Gabriella Del Vecchio. Oggi un importante incontro qui a Parco Città, Sor Optimism Foggia, il club foggiano ha portato un importante incontro qui presso la struttura di Parco San Felice. Si parlerà di donne e malattie cardiovascolari. Come mai avete scelto questo tema? Allora, il nazionale propone ogni biennio dei progetti che noi realizziamo, diciamo, sul territorio, come Club di Foggia e Sor Optimist International, Club d'Italia. Quindi tra i progetti che in questo periodo sono stati proposti c'è proprio questa particolare attenzione alle malattie cardiovascolari delle donne, perché dal 91 si è scoperto che ci sono differenze di genere, nel senso che fisiologicamente l'uomo e la donna ovviamente sono differenti, per cui c'è una maggiore attenzione per quelle che possono essere le patologie femminili. Ci sono diverse cure da fare, quindi per l'uomo ci sono determinati fattori di rischio, per la donna, proprio per la sua fisiologia, per la sua biologia e anche per la sua attività sociale, ci sono altri fattori di rischio. Quindi l'attenzione verso le donne è importante. È importante non sottovalutare determinati campanelli di allarme che la donna potrebbe avere, che potrebbero essere collegati forse involontariamente ad altre patologie, quindi andare a fondo per poter prevenire quelli che sono i rischi di una malattia cardiovascolare. Quindi si ritiene sempre più importante la sensibilizzazione anche nei confronti, appunto, di persone che non conoscono. E certo, potrebbero... quindi noi abbiamo questo, diciamo, dovere e questo incarico portiamo avanti di diffondere questa attenzione fra le donne, perché noi ci interessiamo soprattutto delle donne in generale. Siamo un club di donne e ormai da 50 anni presenti nel territorio e ci uniamo a tanti altri club, oltre 150 del nazionale, e portiamo avanti questi progetti, ovviamente con l'ausilio anche di uomini, perché è chiaro che dobbiamo avere degli esperti in ogni campo, come oggi ci saranno degli esperti di malattie cardiovascolari, esperti che parlano di una dieta particolare che possa avvantaggiare le donne, ed esperti che parlano di una terapia di ginnastica, di attività fisica che possa agevolare e quindi aiutare la donna nella sua, diciamo, nelle sue patologie.